La copertura del CES 2019 è sponsorizzata da Intel e Cooler Master. Per maggiori informazioni trovate tutti i link in descrizione. Al CES non ci sono solo tecnologie proposte dai vari brand, ma anche per le cose più stupide. In questo caso vi faccio vedere questa che è una charging station dove è possibile caricare i propri dispositivi in modo semplicissimo e soprattutto sicuro. Ce ne sono parecchi sparsi proprio all'interno dei vari corridoi. Vi faccio vedere velocemente come funziona. Possiamo cliccare sul charging locker e scegliere una delle postazioni. In questo caso andrò a scegliere la seconda. Possiamo digitare un PIN, molto semplicemente, facciamo un classico 1234. 1234 non è abbastanza sicuro come codice, quindi andiamo magari per 9876. Vediamo? 9876 invece è sicurissimo, ragazzi, quindi sappiatelo. Confermiamo. Adesso si apre il locker e qua all'interno ci sono dei cavi che sono USB-C, Lightning e micro USB. In questo caso ovviamente possiamo andare a utilizzare il Lightning per il nostro smartphone, lo colleghiamo, va in carica e possiamo andare a chiudere il locker. Come potete vedere la luce in questo momento è diventata rossa e noi quando vogliamo andare a sbloccare e rimuovere il nostro dispositivo possiamo cliccare Retrieve, il 2. Mettiamo il nostro sicurissimo codice 9876, conferma e automaticamente si apre. Quindi possiamo, nel caso di batteria scarica, lasciare il nostro dispositivo in carica all'interno del locker, andare tranquillamente a effettuare un giro o un lavoro o quello che è all'interno della fiera e tornare un po' di tempo dopo per ritirare il proprio telefono. Vi ricordo che abbiamo lanciato blinkmypc.it, il sito perfetto per trovare il vostro nuovo computer. Sia che cerchiate una configurazione già pronta, sia che vogliate realizzarne una su misura per voi. Trovate il link in descrizione.